Dopo le temperature decisamente sopra la media, anche di 8 gradi rispetto ai canoni stagionali, a partire da oggi un'ondata di aria fredda che ha investito l'Italia ha fatto scendere la colonnina di mercurio, un drastico sbalzo che ha portato le minime, soprattutto in collina, tra gli 0 e i 4 gradi e le massime tra i 12 e i 15, ben lontane dai 27 gradi registrati nei giorni scorsi. Gli esperti di meteovalnure.it parlano di un calo che si protrarrà almeno sino a venerdì prossimo. Possiamo col dire che sicuramente era anomala la situazione precedente, quando raggiungevamo con facilità i 27-26 gradi su tutti i nostri settori. Ovviamente quell'anomalia sta venendo meno, e di conseguenza questa massa d'aria di origine artico-marittima ci sta interessando proprio in queste ore. Sta formando appunto un minimo di bassa pressione sul centro Italia che genererà appunto delle precipitazioni. Purtroppo non saremo interessati direttamente da queste precipitazioni, in quanto colpiranno più il centro-sud Italia. Quindi noi registreremo soprattutto un abbassamento di quelle che sono le temperature per quanto riguarda soprattutto i valori minimi, che appunto saranno compresi tra 0 e 3 gradi, soprattutto nelle zone di campagna, e massime comprese appunto tra 14 e 16 gradi. Quindi la diminuzione la registreremo soprattutto per quanto riguarda i valori minimi. Ma ormai l'assaggio di estate aveva fatto sognare i più freddolosi, che non aspettano altro di essere riavvolti dal calore del sole. Basterà portare pazienza fino a sabato, poi tornerà il bel tempo. Il caldo tornerà ben presto, infatti già a partire da sabato e quindi dal weekend registreremo un aumento di quelle che saranno le temperature. Ovviamente ricordiamo che la primavera dopo l'autunno è una delle stagioni più piovose, quindi data la siccità in atto converrebbe anche che le piogge facessero un po' un ritorno anche sulla nostra provincia.